government has proven itself unable to... Sei giugno 1944, il D-Day. Lo sbarco in Normandia segna la svolta della Seconda Guerra Mondiale. Una delle armi più potenti dell'arsenale alleato non è una bomba. È il risultato di una fortunata combinazione di scienza, capacità di sfruttare le scoperte fatte per caso e pura fortuna. Un'osservazione casuale dà il via al progetto Manhattan della medicina. Tutto nasce dalla muffa. La storia comincia in Inghilterra, 11 anni prima della guerra, il 15 settembre 1928. Il ricercatore Alexander Fleming torna al suo laboratorio di Londra dopo 2 settimane di ferie. Esamina una serie di vetrini con i risultati di un esperimento su alcuni batteri infettivi. Nota uno strano alone intorno ad una muffa giallastra che aveva contaminato accidentalmente uno dei vetrini. Con straordinario intuito scientifico capisce che la muffa deve aver prodotto una sostanza che in qualche modo ha ucciso i batteri. Chiama questa sostanza penicillina. Gran parte del lavoro scientifico si basa su scoperte fatte per caso. Quante possibilità ci sono che una muffa contamini un vetrino proprio mentre i batteri si stanno sviluppando e sono più suscettibili alla penicillina? È impossibile anche riprodurre un evento del genere. La difficoltà di produrre la muffa ed estrarre la penicillina impedisce di condurre altri test. Fleming descrive la sua scoperta su una rivista scientifica. Una delle scoperte mediche più importanti della storia passa inosservata per 9 anni. Nel 1958, per combinazione, l'articolo di Fleming suscita la curiosità di un gruppo di scienziati di Oxford. Howard Florey e Ernest Chain stanno cercando una sostanza che combatta le infezioni senza danneggiare il corpo umano quando leggono l'articolo di Fleming. Decidono di approfondire lo studio della penicillina. Ma non è facile produrne una quantità sufficiente per i loro esperimenti. Ci vogliono mesi di lavoro. All'epoca la tecnica di produzione era riempire dei contenitori con la coltura batterica e la muffa. Se le quantità erano giuste e c'era abbastanza ossigeno, si riusciva ad estrarre una quantità sufficiente di penicillina. Il 25 maggio 1940 gli scienziati iniettano nelle loro cavie una dose letale di batteri infettivi. Poi ad alcuni topi viene anche data la penicillina. Il risultato dell'esperimento è un vero miracolo. La penicillina ha curato tutti i topi. Negli esperimenti sugli animali si prova con un'infezione e si somministra il farmaco. Se funziona al 50%, è un bel risultato. Ma la penicillina aveva curato tutte le capie. Era un successo. 10 anni dopo la scoperta di Fleming, i ricercatori di Oxford dimostrano che la penicillina è un potente antibiotico. Se si riesce a produrne molte dosi, il farmaco può avere un'importanza decisiva, perché il mondo è in guerra. Le ferite riportate in battaglia sono un veicolo di infezioni che sono molto più dannose della ferita stessa. La penicillina potrebbe essere un rimedio efficace se si riuscisse a produrne un numero sufficiente di dosi.
Il problema viene risolto con un'iniziativa su vasta scala del governo americano. Un progetto Manhattan della medicina basato sulle scoperte dei ricercatori inglesi. Ci lavorano le industrie farmaceutiche, le università e le istituzioni pubbliche. Era affascinante vedere la collaborazione tra le varie industrie farmaceutiche, coordinate dalle istituzioni governative. Penso sia stato un momento unico, che ha dato impulso alla moderna industria farmaceutica e che ha portato alla scoperta non solo degli antibiotici, ma di tutte le medicine di cui oggi dispone la medicina. Nel 1944 vengono prodotte grandi quantità di penicillina per la più grande operazione militare della storia. Molti soldati muoiono durante lo sbarco in Normandia, ma molti dei 40.000 feriti si salvano perché vengono curati con la penicillina. Da una muffa in un vetrino ad una miracolosa medicina da campo, la penicillina ha cambiato la nostra vita. Gran parte degli storici considerano la penicillina una delle più grandi scoperte della medicina, se non la più grande. Un farmaco che ha causato una vera rivoluzione nella vita e nella salute del mondo.